come quotidiano Il Mattino, fondato da Matilde Serao e il marito Scarfoglio nel 1892, siamo particolarmente contenti di questo documentario che appunto ha deciso di iscrivere la figura di Donna Matilde nella serie Donne nel mito. E io credo che il regista in 14 minuti sia riuscito a raccontare in sintesi e per un pubblico molto ampio, ovviamente in modo quindi divulgativo, la vita di questa straordinaria promotrice di cultura, poligrafa, epistolografa, scrittrice, giornalista, dedita a un'attività indefessa in tutto l'arco operoso della sua lunga vita, tant'è che è morta poi scrivendo alla sua tavola da lavoro. Ma la cosa più singolare è che è stata una donna di primati, la prima donna giornalista professionista, redattrice del Capitan Fracassa, una donna che ha aperto strade nuove nel mondo del giornalismo e anche con tecniche di comunicazione e di complicità con il lettore a tu per tu, che ha sempre trasposto anche poi nei suoi libri, dettati da un'osservazione mossa da sentimento, come diceva Croce, e con una grande abilità di rendersi cronista, umile cronista della memoria. Il merito più grande di Matilde forse è stato quello di essere, come diceva Tonino Palermo, un artefice forse ingenua ma non certo involontaria delle strutture industriali espressive della letteratura, vale a dire in un'epoca in cui c'era una quantità incredibile di testate a conduzione familiare, a gestione tutto sommato artigianale, lei ha un po' precorso i tempi, diciamo, no? Delle moderne tecniche di comunicazione di massa, ma con un'anima sociale aperta alla difesa e alla tutela delle donne e dei bambini che veramente la rende cara ancora oggi e una miniera d'oro in parte ancora inesplorata che vale la pena riscoprire e rileggere. Quindi il regista bene ha fatto a puntare su di lei e speriamo che da questo piccolo frammento di racconto della sua storia, della sua vita, possano scaturire anche racconti più ampi e operazioni magari cinematografiche, perché no, più complesse. Abbiamo accolto con piacere questa idea di riportare Matilde Serao a casa sua, nella sede del Mattino, il giornale che lei ha fondato, e dove ci sono ancora molte e tangibili tracce della sua presenza, del suo valore. Abbiamo parlato di modernità di Matilde Serao, del suo modo così contemporaneo di essere un intellettuale, una giornalista. Che cosa rimane del suo segno nel lavoro quotidiano che facciamo qui al giornale? L'entusiasmo, la passione, la decisione, la volontà di andare a guardare, a vedere e raccontare, perché questo è il lavoro del giornalista, vedere e raccontare con la massima onestà possibile.